Un attentato a sfondo jihadista nel nostro paese non può essere sottovalutato, e quanto è stato scritto nella relazione annuale dell'intelligence presentata dal responsabile del dipartimento, il prefetto Pansa. È sempre più concreto il rischio che alcuni soggetti radicalizzati in Gaza decidano di non partire verso Siria ed Iraq, determinati a compiere il jihad nel nostro paese. Il premio Gentiloni, intervenuto con il direttore, mette in evidenza che alle minacce alla sicurezza non si risponde chiudendosi, ma accettando la sfida. Più sicurezza non vuol dire meno libertà. I cittadini italiani possono essere certi non della mancanza di minacce, perché sarebbe un'illusione, ma della qualità molto alta di chi lavora per contrastarle. L'Italia deve difendersi e difendere la propria sovranità. Non è nessuna concessione a strane idee di voler riportare in Europa dinamiche conflittuali nei singoli paesi. Mimmo Sera, Speciale News.